vista proprio la figliuola, sono certa di saperti avviato verso una vita serena. Il visetto è simpatico, chiaro, e anche quel suo leggero strabismo le conferisce una sua classe decisamente gradevole, anche se in un primo momento mi disorientava un po' a non capire se guardasse me o qualcun altro. Sei proprio sicuro, tesoro, che il babbo sia ingegnere come mi dicesti? Dovrebbe essere in questo caso gente che sta bene, di una certa agiatezza che non guasta mai. Eppure la figliuola ha delle manine così rosse, callose, come di un'artigiana. Se mai torna suo onore, Però sai, tesoro, quando si entra un po' nell'intimità di una donna, certi particolari di pelle contano e sono spesso causa di disgusti fatali. Il resto sono quisquiglie, anche se vestita con poco gusto. Che tenerezza quel golfino a fiorellini, tirolese, vero? E anche se sta tavola con eccessiva finezza, peccato che la fa con un moraccio con la bocca, segno del resto di una buona masticazione. Una figliuola cara, sono tutte cose che si possono sempre correggere. Col tempo si capisce. Avrei scritto 2 righe alla madre per ringraziarla dei suoi modesti fiori. Sì, modesti, garofani, un fiore che non mi dice nulla, ma non vorrei metterla in imbarazzo con l'obbligo di rispondermi. Non mi pare, almeno dalla conversazione che tiene la ragazza, che sia gente molto disponibile a scrivere e essere in gamba con la penna. Insomma, poi, dimmi mio, quel che conta è che la ragazza sia buona e che ti voglia bene. E poi, dimmi mio, anche se non te ne volesse, c'è sempre la tua mamma che te ne vuole. Vai, vai sereno. Ogni notte, lei mi capisce, cavaliere? Che tortura questo esaurimento nervoso! Appena mi addormento, mi comincia la rivoluzione francese! È un incubo, un incubo! Vedo tutti i carretti pieni di idee, gli cicci svei, tutte domine incipriate con la parrucca, oh, tutto un frufru di crinolini taffetà, tutti che si pisbigliano, si parlano, si conoscono, e ciu-ciu-ciu, e ciu-ciu-ciu, on, tutto un bisbigliar con l'occhialino. E sotto, tutta una folla di cinciosi, oh, che urlano, che schiamazzano, e nel mezzo vedo, oh, pardon, lei e mia sorella, e insomma, tutti i parenti e i conoscenti. Sicché mi continua quest'incubo, e io ho l'impressione di essere su una carretta e che mi portino, toc, 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 proprio fin sotto il pannivolo, lì dove c'è boia, e lì fanno la chiama. E dunque chiamano prima una signora che sta sempre vicino a me, una marocchesa con un gran naso, una superba, antipatica, troc, via la prima. E poi chiamano una contessina, giovane, ma non simpatica, tutto un piangere, una noiosa, troc, e via anche lei. E poi, oh, chiamano un bel giovane, biondo, alto, mi guarda quando va via, troc! E poi chiamano una bambina, un vecchio, una signora, una certa Maria Antonietta, tutti e tutti, insomma. E allora mi sembra di essere rimasta da sola. Sotto ci sono tutti i tamburi, mi monta una rabbia e vado dal boia, così, coi pugni sotto la faccia. Monsieur! Gli dico, oh, che gioco giochiamo? Com'è che non mi chiama? Signora, mi dice, chi è lei? Ma Lina Battiferri! Se ne vada! Ma come? Se ne vada! Ma insomma! Se ne vada! Ma pardon! Lei è principessa, mi dice, no, contessa, no, marchesa! No. Allora se ne vada, signorina. Anzi, mi dice, mademoiselle.